Bentornati su Notizie Assurde dal Mondo, terza stagione, se consideriamo notizia vera, notizia fake, seconda stagione. Questa volta le notizie ce le procuriamo direttamente dal nostro subreddit. Finalmente c'è il tag Notizie Assurde, eppure voi potete contribuire a questa serie. Non perdiamo tempo e cominciamo subito. Febbre alta e tosse, pensano abbia la tubercolosi, invece ha un preservativo nei polmoni. Ma di quando è questa notizia? Perché appunto febbre alta e tosse pensi al Covid, non alla tubercolosi. Caso medico più unico che raro, riportato dalla National Library of Medicine. Una donna, forse per imbarazzo, dici per l'imbarazzo? Ha nascosto l'inalazione del preservativo, fino a che il verificarsi di pesanti sintomi, in un primo momento erroneamente associati alla tubercolosi, sputava sangue. Ha fatto emergere la verità. Voglio sapere dove è accaduto. Un piccolo appunto: se vedete una notizia su Reddit, mettete anche il link della fonte nei commenti, così possiamo approfondire e capire se non è una minchiata fake. Ma come di 3 giorni fa? 4 mesi di antibiotici e trattamenti antitubercolosi. Ok. Increduli, i medici hanno quindi fatto alcune domande alla ragazza e al marito. I due, si legge nel documento medico, hanno ammesso di aver avuto un rapporto e di ricordare che il preservativo si era allentato durante l'atto e che la signora aveva avuto in quell'occasione un episodio di tosse o starnuto. Wow. Questa, oltre a pippare i preservativi, pippava anche altre sostanze? Non si è accorta di avere un preservativo in un polmone? Tra l'altro sì, dovrebbe essere abbastanza doloroso anche. A Londra, un uomo con la gamba ingessata ha speso 300 sterline di veterinario per il suo cane zoppicante, per poi scoprire che il cane lo stava imitando per empatia. No, chi va con lo zoppo impara a zoppicare? E sono 300 euro per farlo rimparare a camminare, il povero cane. L'influencer che fa aerobica in streaming e non si accorge del colpo di stato alle sue spalle. In che senso? Anche il 31 gennaio Kim Nin Wai ha iniziato a saltellare davanti all'obiettivo mentre il convoglio dell'esercito passava dietro di lei per dare il via al golpe che ha bloccato il parlamento del Myanmar. Ora, non vorrei dire, cosa avrebbe dovuto fare? Mettersi in mezzo ai carri armati? Non lo so, Cioè, sei lì che fai aerobica, vedi i carri armati, vedi che comunque non passano a fianco a te, continui a fare aerobica. Qual era l'opzione? Io immagino quelli a Roma che stendevano i panni e hanno visto il colpo di stato di Mussolini. Secondo te, cosa hanno fatto? Hanno continuato a stendere i panni? Bloccato dalla neve, denuncia un falso omicidio per farsi salvare. Attenzione, genio dell'anno! Venite con lo spazzaneve, ho ucciso un uomo. Autodenunciarsi per un omicidio mai avvenuto. Era il giullare su Among Us. Esatto. Voleva farsi cacciare. Una piccola fake call per essere messo in galera. Le tolgono lo stomaco per errore, 2 anni a chirurgo. Si può vivere senza stomaco? Qui sotto il link. Ah, bravo tu. Monza? Per aver asportato una donna lo stomaco per errore, dopo un'errata diagnosi di tumore maligno. Ok, non gli hanno asportato tutto lo stomaco, ma una parte. Il chirurgo che nel 2016 l'aveva operata, la multimedica di Sesto San Giovanni, è stato condannato oggi a Monza a 2 anni di carcere. Per lesioni colpose gravissime. Condannato a versare una provvisionale di 300.000 euro alla signora. Vi fareste esportare lo stomaco per errore per 300.000 euro? Ma sai che 300.000 euro mi compro 3 stomaci, divento una mucca e digerisco pure la ghiaia poi. Mamma Tiffany vende foto sexy sul web. Chiamasi aperto un OnlyFans. I suoi 3 figli cacciati dalla scuola elementare in California. Ma no, ma perché? Qual è la correlazione? Maestre delle elementari invidiose. Ah sì? Tua mamma con un mese di lavoro si compra una Lamborghini? E non ti faccio più venire all'asilo. Va bene. Ok. Cerca la... Mamma Tiffany vende foto sexy sul web. Dai. Se lo metto è su Google. È mattino. Se lo metto su Google ci compriamo prima i porno. Ma va, scrivi il mattino, dai. Vedrai, mamma Tiffany. 3 bambini californiani pagano sulla loro pelle il fatto di avere una mamma che vende foto sexy, non porno, sul web. Indignate per l'attività della signora Crystal Jackson, in arte Tiffany Poindexter, le mamme dei compagni di scuola di 3 ragazzi, tutti ancora elementari, hanno ottenuto la loro espulsione. Ma cosa c'entrano i bambini? Ma quindi non ho capito, il figlio di Rocco Siffredi non poteva andare in quella scuola elementare, per esempio? Rocco Siffredi, è vietato ai figli dei pornatori. Arriva Rocco Siffredi, si compra la scuola, mette 4 belle insegnanti e i bambini vanno tutti felici a lezione. La signora Jackson e il marito hanno spiegato alle TV californiane che la loro non è un'attività pornografica. Ma anche fosse?
Il bianco attacca il nero. YouTube blocca il canale di scacchi per contenuti razzisti. Ma no! Ma come? Questa l'ho sentita anch'io. Ma no! Agadmator è l'account più seguito. Lercio l'aveva previsto. Giochi a scacchi e fai muovere il bianco per primo? Sei razzista, ecco. Guardate, perché. Con tutto quel parlare di bianco che minaccia il nero, lo attacca e lo contrattacca, il canale deve essere necessariamente razzista. Guardalo, vuol fare umorismo. Vuol fare umorismo il signorino. Banniamolo. Il blocco del 28 giugno scorso è durato solo 24 ore e YouTube non ha dato spiegazioni, ma due ricercatori credono di aver capito il motivo. È colpa dell'intelligenza artificiale, quella grandissima intelligenza artificiale che decide i bollini sui video. E non ci possiamo lamentare. Carina, ma a noi ci piace l'intelligenza artificiale. Per abitare in questa città dovete farvi prima rimuovere l'appendice. Io mi immagino che sarà qualche città dell'Alaska che non può permettersi di operare gente che va in peridonite e quindi... Un insediamento cileno in Antartide, ma sì, insomma. La necessità di rimuovere l'appendice è una precauzione. Villa Las Estrellas ha una sorta di ospedale, ma è più che altro un ambulatorio presidiato da un medico generico. E l'ospedale chirurgico più vicino si trova ad oltre 1000 chilometri di distanza. Un'emergenza medica grave, come vorrebbe essere un'appendicite, richiederebbe un'evacuazione di emergenza. Ma non si tratta di un'operazione facile, perché in certi periodi i venti possono soffiare a velocità fino a 200 km orari. Ok, io posso andarci, voi potete andarci, ditecelo. Il signorino non ha l'appendice, può andare in mezzo ai ghiacci coi pinguini, che fortunato. Australia. Case invase dai ragni e serpenti sugli alberi. Gli animali invadono le città in fuga dalle inondazioni. Che posto di merda l'Australia! Che posto di merda! Se l'acqua gli distrugge casa, gli animali devono spostarsi. Dove? In casa tua. Casa tua! Che poi... È anche stato magnanimo il signore lassù. Ha detto: sai che c'è? Prendo tutti gli animaletti velenosi e li ficco su un'isola in culo al mondo. L'Australia. Basta non andarci a vivere lì. E invece... Gli australiani, invece. Ma chi gliel'ha fatto fare di insediarsi in Australia? India. Spettatore rimasto ucciso durante un combattimento tra galli. Uno. Sì. Poteva succedere solo in India. Due. In che senso? I galli si sono girati e hanno colpito lo spettatore. Scusate. Un uomo è stato ucciso durante un combattimento tra galli dopo che un coltello affilato legato a un animale gli ha tagliato la gola. Ah, hai capito. Ho capito. Cioè, loro per fare i combattimenti tra galli non li fanno combattere, basta. Magari gli legano un coltello qua, quindi si muovono e si tagliano pure. Gli sta anche bene. È presente il meme del peace was never an option? Della fate. Mettici un gallo. Ecco. Ecco com'è andata. Sushi gratis al ristorante a chi si chiama Salmone. In due giorni 150 persone cambiano nome. Ma dove? Dove? Voglio anch'io cambiare nome in Salmone. Diventa Salmone Grassi. Salmone Grassi. Dove? Taiwan. Il locale offre sushi gratis a chi si chiama Salmone. In Taiwan si spengono tutti i miei sogni. Nello specifico, il locale, che aveva aperto l'attività da poco, beh, di sicuro è fallito. Sì. Voleva lanciare un'iniziativa a scopo pubblicitario. Certo che lì la gente in due giorni riesce a cambiarsi nome. Qui per una carta burocratica passano 40 giorni / 3 mesi. Ne sappiamo qualcosa e non sono lenti per il Covid, sono lenti e basta. In Corea del Sud non fare nulla è diventato uno sport agonistico. Il mio record penso sia... Una vita intera? Eh no, l'ho bloccato adesso a camera perché sto leggendo una cosa e stavo facendo quindi qualcosa. Non fare nulla è diventato un vero e proprio sport agonistico nella città di Seoul, in Corea del Sud. Ogni anno dal 2014 circa 70 persone si riuniscono per una gara di sguardi nel vuoto, in cui non si può parlare o anche solo controllare il cellulare per vedere l'ora. Ah ok, titolo clickbait, è semplicemente una gara di resistenza, chi sta fermo immobile, vabbè dai. Ok, questa era l'ultima, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Se volete contribuire per i prossimi video, basta pubblicare le notizie che trovate sul subreddit. Con anche per favore il link alla notizia, così non diventiamo matti per capire se è fake o reale. Iscrivetevi per supportare il progetto Dal Camper. Da Spawn. È tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!